Grazie Presidente, sono molto lieto di essere venuto in Abruzzo a incontrarvi oggi. As being the ambassador from the United States to Italy, it's my opportunity to visit what I hope will be all of the regions. Essendo l'ambasciatore degli Stati Uniti, spero di avere l'opportunità di vedere e incontrare tutte le regioni dell'Italia. They're also diverse and also interesting. Sono tutte diverse e tutte molto interessanti. Prima giornata abruzzese per John Phillips, ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, accolto a Palazzo Siglione all'Aquila dal presidente della regione Luciano D'Alfonso. Motivo principale della visita l'incontro con gli studenti dell'Università dell'Aquila che grazie al progetto Wine in Abruzzo hanno svolto master e programmi di ricerca nella Wayne State University di Detroit, mentre sono stati 450 gli universitari americani che hanno studiato la lingua italiana nei campus estivi di Galliano Aterno in provincia dell'Aquila. E ora sono contento di incontrare le persone che considerano l'Abruzzo la loro casa e che vogliono sottopormi le questioni relative a eventuali incontri, investimenti, attrazioni degli Stati Uniti qui. E sono contento di essere qui e di vedere come l'Italia si pone sono anche molto dispiaciuto per quello che è successo per il terremoto, per questa tragedia che c'è stata. Aggiunto D'Alfonso, Wayne Abruzzo è una formidabile esperienza di formazione e internazionalizzazione che produce cittadini di un mondo nuovo. A seguire l'ambasciatore ha fatto visita al centro storico dell'Aquila, prossima tappa Pescara. Al nostro microfono l'esperienza di studio negli Stati Uniti dalla voce di una protagonista. Io sono stata negli Stati Uniti per fare parte della ricerca della mia tesi di laurea magistrale ed è sui trasporti e sulla città di Detroit, quindi insomma è stata una bellissima esperienza anche perché mi sono dovuta confrontare con una realtà totalmente diversa da quella nostra. Quindi la differenza che maggiormente ti ha colpito? È tutto molto più grande, è tutto pensato molto in maniera megalomane, tra virgolette, come beh, magari si può vedere dai film così. Però gli italiani sono molto ben visti, quindi una cosa positiva l'abbiamo trovata. L'Aquila si ferma, l'Aquila ricorda, l'Aquila si stringe nel dolore e nella memoria di quella maledetta notte di 7 anni fa che ne cambiò per sempre la storia. A partire da questa sera, quando alle 22 la città si ritroverà davanti il Tribunale in via 20 Settembre per una sorta di via crucis del dolore che si concluderà in Piazza Duomo. A mezzanotte sarà data lettura dei nomi delle 309 vittime, cui seguirà una messa nella chiesa di San Giuseppe Artigiano ed una veglia che si protrarrà fino alle 3:32, quando la campana della chiesa di Santa Maria del Suffragio, meglio conosciuta delle Anime Sante, rintoccherà per 309 volte. Domani una staffetta commemorativa toccherà i principali comuni e le frazioni dell'Aquila colpite dal sisma, mentre nel capoluogo alle 9:30 nella chiesa del cimitero si svolgerà una celebrazione eucaristica in memoria dei 309 angeli, cui seguirà alle 11:30 presso l'auditorium del parco un concerto della fanfara della Polizia di Stato. Nel pomeriggio poi una corsa non competitiva che partirà dalla caserma della Finanza a Coppito che si concluderà a San Bernardino, dove alle 18 le principali istituzioni musicali locali ed abruzzesi renderanno omaggio alle vittime del terremoto con le musiche di Mozart. Ricordo di quella notte veramente molto brutto, anche perché successe alle 3:30 e io abito in un paesino a circa 50 km di linea d'aria da qui e l'ho sentito forte quel terremoto. Mi svegliai e mi resi proprio conto che era successo un terremoto forte da qualche parte. Poi ovviamente accendendo la TV e sapendo l'entità del terremoto lo ricordo veramente con agitazione, seguito anche nei giorni a venire, tutte le scosse e tutto quanto, e che proprio mi ha spinto ad indirizzare la mia tesi verso il rischio sismico. E Tatiana Ioppolo, abruzzese laureata all'Università Roma III con una tesi sui fenomeni sismici che hanno interessato l'Emilia nel 2012, la vincitrice del premio di laurea AVUS 2009 dedicato a chi non c'è più, a quei ragazzi sui quali l'Italia avrebbe dovuto e potuto puntare ed invece la cui vita è finita nella notte tra il 5 e il 6 aprile del 2009. Un premio voluto fortemente dall'Ordine Nazionale dei Geologi che si sono dati appuntamento oggi all'auditorium di Renzo Piano. Il premio è stato finanziato con i proventi delle vendite del libro Macerie dentro e fuori del giornalista Rai Umberto Braccini.
L'incontro aquilano è stata l'ennesima occasione per il presidente nazionale dell'Ordine dei Geologi, Francesco Peduto, per rinnovare l'appello rivolto al governo di investire finalmente in prevenzione nella messa in sicurezza sismica del patrimonio edilizio. Non è infatti un paese normale quello dove è un reato non fare la periodica revisione dell'automobile e dove invece si può tranquillamente vivere in case insicure anche in aree a fortissimo rischio sismico. Ma noi oggi siamo voluti ritornare in un posto simbolo, in un luogo simbolo che è l'Aquila, con una parola d'ordine precisa, ricordare. Ricordare innanzitutto le vittime di questo terremoto, ma anche, se mi consente, dei tanti terremoti che interessano il territorio italiano in continuazione. E poi per ricordare che nella problematica del rischio sismico deve essere ancora fatto molto, perché siamo ancora lontani da una moderna politica di previsione e prevenzione del rischio sismico. Noi siamo qui apposta per ricordare alla politica che c'è necessità di intervenire sin da subito su queste problematiche. Penso per esempio al fascicolo del fabbricato, che io paragono sempre al libretto pediatrico di un bambino, il posto dove segnare le malattie, dove segnare le cure, dove segnare le ricadute dei nostri fabbricati. Ed è una cosa importantissima in considerazione del patrimonio edilizio storico che abbiamo nel nostro paese. Alla vigilia del 7° anniversario del terremoto dell'Aquila, Marco Cassini, attore e regista teramano, presenta La notte non fa più paura, film sul terremoto dell'Emilia, nato dall'esperienza tragica di un abruzzese e un emiliano. Il film è nato per strada con uno dei miei migliori amici, che è un attore straordinario, e lui è nato in Emilia e mi fa: Marco, ma com'è stato il terremoto dell'Aquila? E io gli ho raccontato di quello che ho vissuto, di quello che hanno vissuto i miei più cari amici. E lui mi ha detto delle cose sin troppo similari da non mettere insieme per ricordare qualcosa. Inoltre, ti dico la verità, avevano già realizzato troppe cose sul terremoto dell'Aquila e non volevo essere speculativo. Invece tante cose del terremoto d'Emilia ancora non si sanno. Un terremoto che ha coinvolto lavoratori, imprenditori, anche studenti, gente comune, gente di famiglia. E questa è la risposta. E il mio obiettivo era quello di riuscire a ricordare una cosa del genere che ci ha coinvolto tutti, ma coinvolge anche a Genova per altre calamità naturali, o l'Irpinia, se ci vai a pensare, no? L'obiettivo era quello, cioè di ricordare e di capire come si può superare un dramma del genere dentro al cuore, una ferita così aperta. Ispirato a fatti realmente accaduti, La notte non fa più paura è il frutto di anni di lavoro e sacrifici di un giovane cast tecnico e artistico che, nonostante le mille difficoltà, non ha rinunciato a raccontare una storia di vita vera. È un film che ricorda un dramma, lo fa in maniera molto sobria, offre uno spunto positivo, cioè come superare la notte, che è metaforicamente il momento più buio della vita di una persona. La notte non fa più paura, perché ci sono delle scene che ricordano tanto quello che è successo qui da noi e quello che è successo anche a Ferrara, a Mirabello, in tutti i posti dove abbiamo girato. Venite a vederlo e poi ne parleremo insieme in sala.